Ok raga, questo game siamo GP contro Lucian. Siamo weak side. Weak side significa che non avremo troppe attenzioni dal jungler, in quanto abbiamo Draven Sona bot, che è una lane molto vulnerabile, ed entrambi vogliono pushare contro Rell. In più Morgana Morgana most likely vorrà pattare intorno alla bot. L'obiettivo del loro team sarà giocare intorno alla bot per mandare Draven indietro. E Lucian ovviamente è uno strong pick in 2GP, ovviamente ranged. In questo caso bisogna provare a cisare, accisare ad essere primi in lane. Questo significa che non posso pullare la Poppy, perché se la Poppy patta bot e per qualsiasi caso la Morgana patta top, io sono fottuto, perché il Lucian avrà priorità sulla corsia, potrà gestire la wave, di conseguenza sarò in pericolo. E anche nel caso in cui io pullassi e Lucian pullasse as well, ci sono dei problemi, perché prenderà comunque priorità prima sulla wave, mi pusherà, non avrò cover, potrà poccarmi for free. Invece, iniziando prima, perdiamo il CS per non perdere il trade. Ho perso il grasp. Was a bad trade. Però stiamo pushando. We have to be careful con l'Q di Lucian. Lui ci deve poccare. Fatto il 2, potevo linnarlo. Attenti alla Q. Morgana non dovrebbe essere topside, ma mettiamo comunque una fast ward. Prendiamo il Lucian, l'abbiamo baitato. We have to be careful, il modo in cui Lucian vince questo matchup è poccandoci di Q a sua volta. If you avoid Qs, abbiamo preso priorità sulla wave. Lui sarà impegnato ad attaccare i CS, che altrimenti perderà. E noi siamo in vantaggio. Quello che vuoi fare con GP, oltretutto, è riuscire ad avere un recall con la Shin, quindi i 700 gold. Fast trade, è stato bravo. Let's keep a barrel e doggiamo. Oh, era max range con la Q. Vi ricordo che questo è un ranged contro melee matchup, by the way. Lui ha piccato Lucian in 2GP e comunque stiamo avendo questa dominanza sulla lane. Ah, mannaggia, mi servivano i gold per la Shin. Adesso la mancanza di mana è un problema. Prendiamo questo melee e dovremmo essere fine. Possiamo iniziare a chargeare recall perché Poppy è qui. E Morgana non sappiamo dov'è. Non abbiamo idea di dove sia. Era bot, ma still, non potevamo saperlo. Anche Lucian tippa. Ora, siccome sarà prima sulla wave, we have to be careful. C'è il rail top. We dodge it. Ho commesso un grave errore. Ho commesso un grave errore. Perché questo? Mi sono fatto rassicurare dal fatto che qui dobbiamo lasciarglielo fare, purtroppo. Che la Morgana fosse bot. Ma la Rella aveva fatto una kill. Di conseguenza aveva un buon momento per poter rommare. Perdiamo il cannon. Questa è la situazione che vogliamo evitare. Quando siamo qui, Lucian può malmenarci senza conseguenze. Ed è il motivo per cui dall'early game noi abbiamo pushato. Perché altrimenti in questa situazione ci saremmo trovati prima. E in questa situa o prendi minion o pocchi lui. Mentre abbiamo voluto mettere lui in quella situazione lì. Adesso guarda qua. Siamo super in danger. Piccolo mistake. Dobbiamo give upare questi CS. Morgana è topside. Questo è un piccolo problema. Questo è un piccolo problema, proviamo a ruotare. Ma non credo ci faremo molto.
Usiamo la WP in anticipo in modo tale che se Morgana viene top siamo abbastanza healthy e possiamo toglierci il grab. Lui ora proverà ad ultarci, ci può fare 100-0 con la ulti. Evitiamo di farci prendere. Aspettiamo la wave. We have ulti up. A mana per una Q. And used it. Fa cappato. 80 di mana per la Q dovrebbero essere, quindi fra poco avrà la full combo e lì saremmo un po' in danger. Pinghiamo il fatto che Lucian stia mancando dalla lane. Lui dovrebbe aver recallato, credo. Questo vuol dire che dobbiamo fare in modo di riuscire a pushare la wave in tempo. Potrei non fare in tempo. Dovrei lasciare una wave in uno stato subottimale. Proviamo a pusharla fast, ma vi assicuro che non funzionerà. Se la riusciamo a rendere così low, i minion dovrebbero poter fare la loro parte senza che io prenda rischi. E lui non dovrebbe poterla frizzare, però ci proverà. Sarà difficile evitarlo. Infatti sì. Andiamo di Tabi questo game. Subito le Tabi. Perché le Tabi? Perdono un po' di value, visto che c'è Morgana. Però è importante, ricordatevi, quando siete weak side. Effettivamente, come vi ho detto, siamo stati weak side. Perché la Poppy ha giocato intorno alla bot. Noi stiamo sopravvivendo un matchup difficilissimo. Con Morgana che gioca intorno alla top anche. Con qualche CS disadvantage. Quando siete così in weak side, è importante buildare item difensivi. Perché non avrete risorse. E se morite, per sbaglio, ne avrete ancora di meno. Ora, se qui ulta siamo probabilmente morti. Anzi, non siamo morti per un semplice motivo. Per le tabi, per l'armor, perché sono scarpe, movement speed. This is important. Ho chiesto un piccolo cover qui, dalla parte di Poppy, perché questo si chiama uno slow stack. Uno slow push, quindi una wave grossa che viene a sfondarsi sotto la mia torre. Potrebbe essere pericolosa perché mi rende vulnerabile ai dive. Sto sbagliando un attimo i barilozzi. Può succedere. Succede anche ai migliori GP. Sometimes it happens. Quando c'è questa wave così grossa, spesso quello che faranno gli avversari è farsi autoattaccare. Farsi colpire. Questo che cosa comporta? Che tutta questa wave, tutti quei grossi minions, attaccheranno te. E un autoattacco. Se è una wave da 10 minions, se prendi un autoattacco da tutti questi minions, vi assicuro che non finisce bene. Vi assicuro che non finisce bene. Prendete un sacco di danno. Adesso non abbiamo visione dalla Morgana. Ancora una volta ce la sta frizzando. Però stiamo prendendo il Drake e non posso espormi. Non vediamo nemmeno lo Yasuo. Non farò lo stesso errore che ho fatto prima con Rell e ho rischiato. Non sarà un freeze sostanzioso. Quindi va benissimo così. Perderemo un po' di CS. È importante, quando si gioca weak side, utilizzare i recalls per non essere in pericolo. Come in questo caso. Ovviamente ho avuto dei recall subottimali. Ma non sempre puoi decidere come setappare la wave, soprattutto se non ne hai il controllo, perché lo avevo all'inizio, ma qui posso tradare perché sono più forte. Ho un item advantage. E Lucian voleva recallare qui.
Iniziamo uno slow push o proviamo a semi-frizzarla, ma... Infatti, Morgana è top e noi stiamo facendo una play bot. Tenere la wave qui mi rende al sicuro. Ora devo pusharla velocemente, però. Perché uno slow push mi metterebbe a rischio. Ok, lui ha tippato. Scappiamo dalla Morgana. Pronti col flash. Yasuo si muove as well. Non abbiamo perso nulla e loro stanno perdendo tempo. È importantissimo questo passaggio. Ci hanno tolto la vision, stiamo continuando a fare la play bot. Va bene. Il mid è stato punito perché non ha rispettato il fatto di essere attenti alla ulti di Lucian adesso. Potrebbero star muovendosi in top, ma... Glielo renderò difficile il divarmi. Ecco, Morgana, abbiamo la vision. Tiriamo dritti perché è più semplice così. C'era anche Yasuo. Va benissimo. Va benissimo. Possiamo prendere un plating qui. Nevermind. Mi ero anche distratto per la Poppy che intava. Lei non ha rispettato il fatto che era il missasse. Però noi possiamo beccare. Questa volta builderemo Essence River. L'Essence River ci permette di buildare la build critico, che è molto buona qui. Soprattutto contro super ranged team, full squishy, li possiamo kinda one shottare. Potrei andare critico, come potrei andare a lethality build. Entrambe si fanno con l'Essence River. L'Essence River è anche ottimo, perché ti permette, è un item che costa poco e ti permette di clearare l'intera wave. Quindi se nel caso sono in pericolo, posso semplicemente buttare giù un po' di barili, pulisco la wave e Lucian si deve esporre per prenderli. E mi dà il CDR, quindi per mettere più barili. Sfortunato qui, attenti alla ulti perché... Da Shin voleva ultarci, appena ci proccava il PTA. Perfetto, abbiamo preso la kill. Tutto questo, raga, ricordatevi che lo stiamo facendo senza un minimo di attenzione. So, stiamo facendo benissimo perché il nostro team sta facendo altro da qualche altra parte della mappa. Ha usato il dash. Easy. E lui non ha rispettato, non ha vision top, non vede nessuno. Nessuno sta giocando intorno a lui e noi l'abbiamo punito. This is how we play weak side. Giochiamo, non siamo sempre weak side. Vedi, stanno giocando intorno a me adesso. Perché adesso si può. E lui non ha rispettato il fatto di non essere sempre strong side. Non stanno giocando sempre intorno a lui. Noi stiamo giocando bene, lui un po' meno. E questo fa la differenza. Perderemo il Drake. Fa niente, c'è morto il Draven. Non è stata colpa nostra. Intanto abbiamo preso qualcosa. Abbiamo un buon recall. Recalliamo. Abbiamo pushato la wave. Io questo game andrò di lethality build. Anche se, pensiamoci. La front range ce l'abbiamo alla fine, giusto? Magari lo shield bow, quindi l'arco scudo, ci potrebbe far comodo. Avere quello shield in più ci potrebbe far comodo, ma non ne sono troppo sicuro. Io direi di andare comunque di lethality perché abbiamo tanto setup. Guarda, non sta rispettando il Lucian. Not at all. Easy. Easy, we're playing correctly. Dicevo, andremo di lethality comunque.
Ci muoviamo in mid, vediamo che cosa possiamo fare qui. Magari non rispettano, stiamo facendo l'herald. Andremo di Draktar questo game. Possiamo beccare, non ha senso rimanere oltre. È sempre importante prendere una pink, anche se l'altra longsword faceva gola. Quella longsword non mi cambierà mai il game. Mentre avere visione e tranquillità da una parte della mappa, sì, that's why diamo priorità alla pink ward. Oltretutto, raga, questo Lucian secondo me la link phase l'ha giocata abbastanza correttamente. Quindi è stato un buon Lucian. Ha anche usato la Corrupting Pot, che è good da usare contro GP perché vai a mantenere il suo sustain. Il motivo per cui GP vince contro Lucian spesso è perché ha il sustain. Vediamo se c'è qualche ulti da tirare. No. Lasciamo. Distruggere, cioè lasciargli questa torre non porta a nulla. Lui ora gridderà. C'è di nuovo la Poppy, sta giocando senza vision. Punito. Invece la Poppy è andata lì. Molto aggressiva. Very nice, very nice. Stiamo giocando bene bene. Becchiamo, non possiamo pushare quella wave in modo ottimale. Quindi sì, l'abbiamo lasciata, eravamo a rischio e lui comunque non ce l'ha voluta frizzare, quindi va benissimo così. Adesso c'è il Drake, molto presto, continuiamo a farmare, abbiamo il TP. Possiamo andare topside. Abbiamo recalato tutti insieme, abbastanza on time, devo dire, per questo Drake, quindi perfect così. Ok. Alright. Siamo forti, siamo strong. Potrebbero fare qualcosa in mid. Andiamo direttamente mid adesso. Non serve tippare. Si è fatto prendere fuori posizione. Però possiamo comunque contestarlo. Andremo a buildare con l'Hector, by the way. Teniamo la wave mid pushata. Questo ci permette di dare spazio al team per farsi il Drake. Ovviamente non stiamo in pericolo. Loro vanno bot, questa top wave mi ritornerà indietro. Io posso recallare. Prendiamo altro crit e prendiamo l'upgrade della ulti. Andremo di Collector. Anche il Navori Blades non sarebbe male. O anche l'Infinity Edge. Ma l'Infinity Edge vogliamo arrivare a cappare il critico al 60%, così sfruttiamo la passiva. Quindi Collector direi che è un buon in between. Stiamo abbastanza snowballando, se la vogliamo mettere così. Non proprio snowball, perché non è uno snowball, ma siamo fiddati. Sono tanto squishy, quindi io direi che il Collector è un ottimo buy. Vado bot, non mi sono esposto troppo perché non avevamo vision lì. Ce l'abbiamo buttata subito dopo. Possiamo rimanere bot. Mi sa che stanno facendo open, I'm not sure. Non si sa. Non si sa, io ho la chat disabilitata. Quindi non posso saperlo. Ok. Dovrebbe essere un open game. Siamo riusciti a
vincerlo. Va bene così. We can end this game. Perfetto. Really great job. Onoriamo, 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 onoriamo a Poppy. Ha fatto il suo lavoro. E guardiamo subito i danni. Nice. Good farm. Abbiamo fatto bene. Siamo stati quelli con meno risorse, ma alla fine eravamo i secondi risorse. Perché abbiamo giocato correttamente. Questo è come si gioca una partita da Wixxed, raga. Bella.